Jones, a 2 giorni della festa così, qual è l'emozione che è rimasta più impressa dopo una festa, dopo una giornata del genere? No, beh, credo che questi siano avvenimenti assolutamente di grande spessore in tutti i sensi, il fatto di rivedere soprattutto tanti giocatori, ex giocatori, giocatori del passato che hanno fatto parte della storia del Parma, credo che sia stato piacevole e positivo per tutti, quindi mi sembra che ci sia stata anche una discreta affluenza di gente e questo credo che sia la risposta a quello che la società ha cercato di fare proprio per festeggiare un avvenimento di questo tipo. Lei ha parlato di tanti ex giocatori, c'è qualcuno che le ha dovuto allenare, forse più di uno, chi in particolare magari? Beh, insomma, lì ci sono tanti giocatori che erano ambiti da grandi squadre, quindi in uno spazio temporale fatto di anche di più generazioni, è chiaro che ci sono giocatori che poi diventa anche a volte anche difficile collocare nella contemporaneità, però giocatori comunque che rapportati all'attualità secondo me avrebbero fatto comunque cose importanti. È chiaro che viene più facile parlare di Zola piuttosto che di Crespo, piuttosto che di Turan, insomma questi giocatori qui. Poi altri che non hanno per un motivo o per l'altro potuto partecipare, ma credo che ce ne siano altri sicuramente di spessore assolutamente mondiale. Insomma. Ecco, finita la festa si torna in campo tra qualche giorno a Verona, due squadre che vengono da un ottimo periodo, prima si ragionava sulla sosta, cosa ha dato la sosta al Parma, come avete lavorato? No, abbiamo lavorato bene, abbiamo ripreso oggi dopo 2 giorni di stacco, dopo la settimana comunque fatta di un buon lavoro. È chiaro che adesso mentalmente bisogna rientrare quanto prima su quello che è l'avvenimento di domenica e quindi preparare la partita nel modo migliore, perché chiaramente però è una squadra che sta facendo bene e non è che sta facendo bene così perché per grazia ricevuta, ma perché evidentemente stanno lavorando in un determinato modo, quindi è una squadra che va presa con grande determinazione, con grande rispetto, ma con la coscienza che abbiamo le nostre carte e possiamo giocarsene tranquillamente. È chiaro che l'impatto sulla gara dal punto di vista emotivo, quindi della determinazione, della grinta necessaria, sarà quell'ingrediente che farà veramente la differenza domani. E anche il Parma, no? Sta facendo bene per grazia ricevuta. In che cosa è migliorata di più la squadra? Perché sono cominciati ad arrivare risultati, ma il fatto che i risultati è frutto, non è frutto del caso, non è solo della fortuna. Cos'è che è migliorata? Beh, io credo che non ci sia un qualcosa in maniera specifica, io credo che anche altre partite prima di questo periodo siano state interpretate comunque bene. Poi alcuni episodi ci hanno penalizzato in maniera eccessiva o forse anche nella maniera giusta, visto considerato che qualcosa abbiamo concesso da questo punto di vista qui e magari quel pizzico anche di buona sorte in determinati momenti ti può dare una mano, perché anche con il Sassuolo nell'ultima gara di campionato hanno colpito un palo sull'uno pari e quindi chiaro che se quella palla va dentro si può essere poi di fronte ad una partita differente, quindi bisogna avere l'equilibrio, l'onestà anche di sapere conoscere queste cose che indubbiamente nell'episodio specifico ti possono fare, come dire, svoltare la gara in un modo piuttosto che in un altro, però io credo che comunque le partite siano sempre state interpretate bene e forse non pienamente, perché ci sono state 2 o 3 circostanze dove con quel pizzico di determinazione che nelle ultime 4-5 partite c'è stata avremmo potuto fare punti in più, però questo fa parte di una crescita che deve essere costante, continua, e questa consapevolezza ci deve far rendere conto da quali presupposti si deve partire per costruire poi un risultato.
e noi non possiamo dimenticarci subito di questo. È tutto vero, però è legittima la sensazione, almeno io ho avuto nell'ultimo periodo, di una squadra che nonostante avesse iniziato così così, ha trovato il coraggio per portare in fase offensiva forse qualche giocatore in più. Ho visto inserimenti più continui, più frequenti, anche dei centrocampisti, degli esterni, per trovare soluzioni offensive che nelle prime tre partite ci abbiamo più fatica a trovare. Secondo me c'è anche un po' questo aspetto. Ma è tutto un insieme di cose. È chiaro che poi quando tu ti trovi di fronte alla squadra avversaria che è disposta in un determinato modo, comunque al baricentro, il suo baricentro è spostato avanti o indietro di 15 metri, e quello fa differenza, perché chiaramente ti trovi a dover costruire meno da dietro se sei già di partenza più avanzato, e quindi viene più automatico dover portare anche numericamente più giocatori in fase offensiva. Bisogna però, soprattutto in quelle situazioni dove il baricentro è più alto, avere la coscienza, la consapevolezza, la capacità di saper gestire bene la palla e trovare poi con la pazienza giusta il varco dove poter andare a far male l'avversario, perché se il possesso palla rimane fino a se stesso è chiaro che ti sottoponi spesso e volentieri alla ripartenza degli avversari, quindi così lascia un po' scoperto il fianco. Noi dobbiamo riuscire a capire e a saper leggere velocemente che tipo di partita ci si presenta davanti. È chiaro che questo fa una grande differenza, e già domenica contro il Verona vedremo che tipo di impostazione il Verona avrà, che tipo di atteggiamento avrà subito, ma senza dover star lì ad aspettare cosa fanno gli altri per poi adattarci noi, avere noi la nostra idea e la nostra identità, e poi di conseguenza essere bravi a leggere la gara e di sfruttare al meglio quelle che sono le opportunità che la gara stessa ti dà. C'è un ballottaggio Balizza Pallarini, con la gerarchia definita, e Balizza giocherà il secondo? No, a parte che Pallarini viene da una settimana e mezza, da 10 giorni, dove si è allenato anche a scartamento ridotto e ancora oggi non è al 100%, vediamo un po', tant'è vero che è stato allertato anche un altro ragazzo della primavera, però quelle che sono le gerarchie iniziali rimangono le gerarchie iniziali, poi dopo strada facendo io sono ben felice se Baizza prende il posto da titolare o Pavarini si guadagna sul campo la possibilità di essere meglio, perché questo è di stimolo ed è un bene per tutti quanti, però come Pavarini sapeva dall'inizio, sapeva che da quest'anno il ragazzo, cioè Baizza, dopo aver fatto un anno di crescita importante, avrebbe avuto, come dire, di partenza la possibilità di essere secondo. A proposito di gerarchie, teoricamente Amauri viene prima di Pallarino, oppure nonostante il suo ritorno rimane aperto una specie di ballottaggio, insomma, tra l'attaccante che ha fatto così bene e quello che torna dalla squalifica? No, il discorso del portiere è un discorso differente. Per quanto riguarda poi gli altri giocatori, è chiaro che la condizione che si dimostra durante la settimana è quella che mi fa poi pensare a fare una scelta piuttosto che un'altra, quindi a Mauri come Palladino, come Cassano, come Okaka che adesso è infortunato, piuttosto che Sansone, sono giocatori che hanno lo spazio e le possibilità di giocare. Palladino devo dire che in questo periodo sta facendo molto bene, se l'è meritato, se l'è guadagnato, quindi avanti così, vediamo un po' chi alla fine mi darà più sensazioni positive anche in funzione di una partita più rispetto a un'altra. Avercene, no? Di questi problemi di solito si dice in questo modo. Esatto. Per quanto riguarda Paletti invece sembra che ci sia il problema opposto, non è recuperabile, vero? No, per domenica ancora non sarà recuperabile, ha una visita di controllo, se non sbaglio domani, che ci dirà ancora con maggiore precisione quello che è lo stato del suo recupero, e quindi poi faremo le valutazioni, però ancora non è assolutamente disponibile. Vorrei un'ultima domanda, io riguardo a Toni, cioè uno di quei giocatori che invecchiano bene,
tante volte fa la differenza. Vorrei collegarmi all'altro giorno, quando ho visto tanti giocatori ben invecchiati e cercare di capire. Qualcuno sì, qualcuno un po' meno. Però... Sì, però la media è piuttosto alta, e cercare di capire da uno che era invecchiato bene sul campo quanto conta la testa a questo punto. Perché c'è la classe sul campo, poi la testa mi sembra che diventi anche possibilità. Fa la differenza, è chiaro che oggi dal punto di vista fisico, dal punto di vista atletico, non puoi pensare di non essere quantomeno grosso modo sul livello degli altri. E poi soprattutto quando parli di giocatori di questo spessore, giocatori che hanno un'esperienza, che hanno un trascorso, un passato di assoluto rilievo, come nel caso di Tony, quando poi hai veramente le motivazioni giuste. E poi succede spesso che quando, come dire, tra virgolette sei un po' indicato come quello che è sulla via del tramonto, il gusto proprio di stupire ancora, no? E credo che questa sia proprio la dimostrazione, così come sta succedendo a lui, sta succedendo a Totti, sta succedendo ad altri giocatori che non sono più giovanissimi. Quindi questo credo che sia veramente molto importante, ma la chiave di lettura deve essere quella che comunque sono professionisti che hanno ancora la voglia di mettersi in discussione, di far vedere quello che sono capaci di fare, insomma, e poi dopo quelle che sono determinate caratteristiche che hai anche nel tuo DNA emergono sempre. L'ultima domanda che voglio fare io. Ieri nella conferenza stampa prepartita Prandelli sembra abbia risposto un po' a Cassano sul fatto della mancata convocazione. Non devo dare spiegazione ad Antonio. No, ma io qui ci terrei, siccome io ho fatto anche il ruolo di commissario tecnico, Prandelli ha risposto a chi gli ha fatto una domanda, non a Cassano. Allora, poi bisogna essere bravi a capire questo. Io credo che Cassano stia facendo delle ottime cose e quindi, come ho detto anche una settimana, 10 giorni fa, è bello capire, vedere che Prandelli tiene sotto osservazione Totti, tiene sotto osservazione Cassano, tiene sotto osservazione tutti quelli che gli possono dare un vantaggio in più nel cercare di raggiungere un obiettivo. Quindi io credo che se un anno fa non si parlava di Cassano in termini di nazionale è semplicemente perché adesso Cassano sta dimostrando per meriti suoi di essere un giocatore che merita ancora l'attenzione. Semplicemente questo. Noi dobbiamo essere quelli che fomentano queste scaramucce che rimangono fine a loro stesse. Dobbiamo pensare che l'Italia ha un bagaglio importante di giocatori al quale il commissario tecnico è giusto che, facendo delle valutazioni, possa attingere senza forzare la mano a nessuno, senza dover creare i casi, perché Antonio è estremamente sereno, è estremamente positivo e si sta divertendo. Quindi se lui continuerà a fare quello che sta facendo, è chiaro che non può passare inosservato, ma se questo poi deve creare del disturbo perché non si aspetta altro che fare la domandina a uno, poi sentire la risposta a quell'altro, ma sempre da tramite, sempre tramite qualcun altro, poi le cose diventano spiacevoli e stucchevoli. Quindi Antonio, ripeto, è estremamente sereno, così come è non sereno di più il nostro commissario tecnico, che è una persona intelligentissima e sa fare delle valutazioni, quindi lasciamoli lavorare entrambi, insomma.